pochi istanti all'inizio della gara. Cecchigori si informa su quale Fiorentina andrà in campo. Antognoni prova a spiegargli le scelte di Ranieri, ma il presidente appare assai poco convinto. Scetticismo giustificato, inguardabili Viola, che speravano nel salto di qualità e invece soffrono, e tanto, per evitare una devastante sconfitta. Altre emozioni quelle che vive il Piacenza, due battute a vuoto consecutive cancellate di colpo. Che la vittoria non sia arrivata è cosa che Mutti accetta col sorriso sulle labbra. Abbiamo creato molto, abbiamo sbagliato tanto, però aver recuperato anche una partita che era nata male, insomma, dobbiamo rimanere, essere contenti. Ecco. Di certo c'è che la Fiorentina nel primo tempo qualcosa combina, poco comunque, ma si aggrappa al solito uomo della provvidenza, Robbiati. Numero ed effetto su punizione ed opla, ecco il vantaggio. Viola sbloccati, niente affatto. Da quel momento, è il minuto 26, il palcoscenico è solo del Piacenza. Ripresa, tutti ad attendere che Batistuta ritrovi il guizzo geniale, ed invece il molto meno famoso Luiso si dimostra assai più bravo. Accade così che Toldo diventi il migliore di una Fiorentina intimorita. Intimorita anche dall'uscita di Rui Costa, che Ranieri mette fuori per la 35esima volta in 91 gare ufficiali. Il portoghese la prende maluccio. E il pubblico ci va giù pesante coi fischi. Ranieri prova a spiegare. Rui Costa, che aveva passato una settimana di contrattura, per cui aveva avuto pochi allenamenti, l'ho mandato subito in campo. Ma non siamo riusciti a servirlo e lui a servire noi, anche se ha fatto buone cose. Rimane una sola verità, e cioè che il Piacenza mette le mani sull'incontro. Fatale allora che Firicano atterri tentoni e che l'arbitro assegni il rigore. Luiso realizza così la sua settima rete. Il centrocampo degli ospiti ha idee e velocità, proprio quello che manca alla Fiorentina. Conseguenza è che Luiso faccia ciò che vuole, consentendo a Toldo di riscattare errori di un recente passato. Il Piacenza ci fa una gran figura per davvero. La gara è tutta nell'area che la Fiorentina è incapace di presidiare. Paradossi del calcio. A difendere l'1-1 su Niviola, i cui nervi rischiano di saltare. Il limite degli ospiti è semmai nel non concretizzare tanta superiorità. Problema comunque piccolo, considerando quelli in cui, da stasera, è precipitata la Fiorentina.